I always had in my hands pencil, color, black and white pencils, and I never ended sketching, designing, doing the more different things. I'm very curious about materials as well. I get crazy by looking at stones and marbles and woods. I'm quite sensible about the quality and the influence that an environment can project in your mood when you are eating, sitting, reading or sleeping. Ancora quest'anno ho voluto fare un ulteriore tentativo di impiegare questo straordinario materiale che è il metacrilato, il plexiglass, per le sue proprietà ottiche di rifrazione che fanno con la luce dei giochi straordinari. Quindi, se vedete qua, è un po' come se io fossi in mezzo ai grattacieli di Shanghai, con tutti questi guizzi di luce e questi volumi che si incrociano. Amo molto dare i nomi a quello che disegno, perché nel nome stanno nascoste molte cose. C'era tutta una miriade di nomi che mi sono molto divertito a declinare e che erano bamboletto, bambolettone, bambangolo, bambolina, bambuff, bambong, bamboline, bambole, bambolan e bambangoli. Le bambole e non la bambola, perché hanno tante varianti: poltrona, poltrona doppia, il divano, il letto. Pensi a un divano classico, tu puoi solo sederti così. Se ti metti d'angolo trovi qualcosa di duro, uno spigolo, il bracciolo di legno. In una poltroncina di questa misura si può stare scomodissimi messi così. Invece qua io mi sento perfettamente a mio agio. Sei in un rapporto quasi fisico, insomma, no? Proprio ora, il 22, abbiamo anche la coincidenza del 50° compleanno delle bambole. Ed è con grande piacere che ho ripreso in mano questo prodotto, ristudiando anche stoffe nuove, calibrando l'imbottitura ancora con più attenzione, tenendo d'occhio, come è doveroso oggi, tutta la riciclabilità e la possibilità di riconvertire e recuperare tutti i materiali senza inquinare l'universo. The past decades, everybody of us, we were so much worried about trying to teach people what is good design. And then I always consider this a wrong mission, because we shouldn't explain what is good design to people, because if it is good, they should feel it. In fact, I remember once a journalist put me this question: Mr. Bellini, how can we understand the difference between a design coffee pot and a normal one? I said, you know, what a stupid question. What does it mean, a design coffee pot and a normal one? Do you implicate that a kind of design style exists? That would be unacceptable, because, you know, all the thinkers behind the design history has been trying desperately to fight against styles. All our relationship with things, objects, spaces, culture is done through our hands, our nose, eyes, hearing, and designing things means to design something which is so well prepared to stimulate all the fullness of your senses. Light is kind of a blessing which lets that material become alive. To me, an object has got face, expression, eyes, mouth, and so on. So I strongly believe that curiosity is propelling our search for understanding our world and for modifying and propelling our ideas. Io ho fatto una specie di zigzag disuguale, a spigoli tutti disuguali, riportato anche in scala molto più piccola sulla base, quello rappresentava la parte superiore, e abbiamo connesso
detto al computer di connettere gli spigoli superiori con quelli inferiori, spostandosi di due o tre posti, in modo da avere questa rotazione, come si può dire, a spirale quasi, no? Anche se con raggi diritti. Dopodiché è cominciato il lavoro complesso di verificare se sarebbe stato possibile sformare questo oggetto. And to say when you got a function, you got a technology, you got a need, then you put all together, you got good design, which I don't believe is true as well. But for example, in Italy we got a department store which is called La Rinascente, a very famous one, and at the underground floor they say design floor, and the third floor you got the same things, maybe plate, glass, cutleries and so, and they are not design, they are normal. And I asking the people selling, what the difference between a design cup and just a normal cup? And they know what answer. And so we should stop talking about design this way. Qua c'è questa fila di persone che vanno a visitare il salone, c'era qua un specie di passaggio, vedo. Questo mi sembra il Pier Ambrogio Busnelli, vero? Ricordo che Pierino Busnelli usava con la sua nonchalance, con la sua eleganza, presentarsi agli appuntamenti del Salone del Mobile vestito con una giacca che era fatta con le stesse stoffe che avevamo scelto per la gamma di prodotti delle bambole. Poi c'è stata tutta la campagna fotografica fatta con la donna Jordan, e questo aveva suscitato una specie di scandalo da parte della direzione del Salone del Mobile, che aveva fatto apporre una striscia nera di censura sui manifesti, rendendo ancora più manifesto lo spirito di questi oggetti, facendoci un servizio straordinario. You design a chair, you have to design a good chair which is comfortable, nice, which belongs to our time, which satisfies our cultural need, and not only the practical need, but our need to represent ourselves through our objects, through our house. And so, if all this is true, to ask ourselves what is good design is a nonsense, and I like to confirm, to talk about design is a nonsense, because use object well designed. We buy object well designed. What does it mean well? I can't answer you. Questa sequenza di foto, secondo me, dice di più di 100 parole, nel senso che fa vedere tutto quello che si può fare, anche in modo un po' paradossale, ma fa capire che tra la persona e questo oggetto si instaura lo stesso rapporto che c'è fra una persona e i suoi cuscini quando va a letto o quando sta, non so, in qualunque parte a leggere, a riposare. Stiamo rimettendo in piedi tutta una famiglia, ma che proprio come le famiglie di oggi è una famiglia capace di interpretare tante situazioni, tanti scenari familiari, no? Uno che parte, uno che viene, un ospite in più. È il terzo anno che sono qua con una novità. Abbiamo cominciato una collaborazione con Cartel 3 anni fa perché mi era venuta un'idea un po' bizzarra che consisteva nell'impiegare il materiale plastico in un modo particolare, no? Dandogli uno spessore forte con delle ondulazioni che a causa delle sue proprietà ottiche creavano un effetto quasi di acqua in movimento, di turbolenza galattica, eccetera. E poi sono stato sollecitato da Claudio Luti ad accettare una sfida, quella di fare un tavolo allungabile, qualche cosa che, dice lui, non abbiamo mai avuto, non siamo mai riusciti a fare, è molto difficile. Prova, dico, se ti interessa, a noi piace l'idea. Allora io ho cominciato a fare schizzi e cose, eccetera, eccetera, fin quando mi sono reso conto che il problema dei tavoli allungabili è che quando si allungano sono brutti, perché si mettono in uno stato di necessità, quasi a dirti non guardarmi adesso che sono allungato, ma serve perché ci sono due persone, quattro persone in più. Abbiamo tentato di ribaltare questa proposizione, di fare un tavolo che allungandosi si aprisse svelando una parte nuova, un cuore che uno non si immaginava, che l'avrebbe messo quasi in condizioni di essere più bello di quando è chiuso.